quando ho scritto Miserere ero piuttosto depresso e quindi mi era venuta fuori in poco tempo questa canzone, ma che non c'entrava niente con la mia musica. Allora ho detto, ma e chi la fa la parte del tenore? Ma possiamo chiedere a Pavarotti. Dico, Pavarotti non lo farà mai, non ha mai fatto queste cose. Provo a chiamarlo e vedere se mi riceve, no? Ma che mistero è la mia vita. Ci mettiamo a parlare. Pavarotti mi fa, guarda, sono venuti i tuoi discografici, ma io quella cosa lì non la posso fare, la canzone è bellissima. Allora a quel punto lì faccio il dramma alla napoletana, faccio la commedia, dico va bene, allora se non la faccio con te non ha più senso che questa canzone esista. Prendo la cassetta e la butto nel fuoco, no? Sapendo che ne avevo altre copie in macchina, chiaramente. Ma sei un pazzo! Ma sei fuori di testa! Adesso come fai a ricordarti la canzone? Ma guarda che pazzo! Chiama sua moglie e dice, ma questo è fuori di testa, una canzone così bella, non è possibile! Dico, ma vabbè, ma non ti preoccupare, me la ricordo. Se tu la farai me la ricorderò. Ma. Prendo il calendario, guarda, l'unico giorno libero è il 19 d'agosto. E alla fine l'ho convinto anche a fare un video con Stefano Salvati. Io posso saltare tranquillamente la cena. Se volete lavoriamo fino a che ci conosciamo. Che problemi. C'è un bicchiere per miserere, o c'è un bicchiere per miserere. Non ti ricordi più quegli occhi belli. E siamo veramente belli. Basta.